Eccoci qua di nuovo, Viviana. Ale. Eccoci. Allora, continuando il nostro discorso sull'unione e la separazione, oggi magari proviamo a dire che cosa facciamo noi, quali sono le nostre modalità di reagire se ci accorgiamo di essere caduti nella separazione o se ci sentiamo attirati verso la dualità, verso la separazione. Proprio a livello personale, cosa facciamo? Tu cosa fai quando senti? Ma guarda, in realtà è piuttosto semplice, come dicevamo già nel primo video, la non unione, ovvero la separazione, dualità, polarità, porta alla sofferenza. La sofferenza dove può essere? Può essere una discussione in famiglia, in un litigio, in qualcosa che vedi che non ti piace, via così dicendo. Allora, quando vedo che personalmente c'è una situazione di difficoltà, quando ci riesco lo faccio subito furia a farci, furia a essere abituati a essere in questa modalità, come chiunque lavori su se stesso da tempo, se gli vuole, si arriva a farlo anche piuttosto rapidamente. Quindi, per lo più, immediatamente vi dico: ok, che cosa voglio di questa cosa che non voglio più? Quindi, se so che anch'io sto mettendo lo zampino nel creare questa realtà, quale realtà diversa da questa? Insomma, se discuto qualcuno, come voglio sentirmi con questa persona, voglio essere in armonia o quant'altro, e questo vale a 360 gradi per qualsiasi aspetto. Io personalmente su questo, la stragrandissima maggioranza dei tempi, per questo obiettivo di trasformazione, di superare la difficoltà, uso Psyche. Quindi per me stesso Esatto. lo uso tantissimo. Sì. L'altra cosa che faccio dal punto di vista pratica, e qua sembra di dire veramente, parlare della famosa acqua calda, della scoperta dell'acqua calda, cerco di capire di più, di conoscere di più, quindi leggo, ascolto video, poi adesso tra l'altro è anche facilissimo, si trova in un mondo di informazioni, Ma quindi intendi, scusa, espandere. dall'altra parte, cioè leggi da una parte e dall'altra delle opinioni differenti in Sì, modo da sì. non a senso unico in una direzione Eh prescelta. sì, cerco di proprio andare un po' in quella direzione e mi faccio guidare ovviamente da quello che sento che risuona anche un po' più per me. E a volte il risuonare non è voler andare a leggere o sentire cose che grazie alle quali poi mi do ragione su cose che già pensavo prima, perché so che altrimenti rischierei di inciampare di brutto. Ma a volte mi risuona proprio la curiosità di dire: ma che cosa dicono gli altri, quelli che mi sembrano, con i quali non sono tanto d'accordo? Ma non è forse bene andare a capire che cosa raccontano gli altri? Bravo. E quindi mi muovo in quella direzione, leggere appunto video, eccetera, eccetera. E poi costantemente madre natura, cioè la maestra per eccellenza, mi connetto alla natura. E questo lo faccio tanto grazie al fatto che per mia passione e possibilità anche per dove abito, partire in bicicletta, mettermi possibilmente in zone tranquille, nei boschi o comunque in luoghi appunto tranquilli, quindi stare in connessione tramite il movimento è anche assolutamente una cosa appunto naturale. E a volte mi fermo proprio, mi siedo, posso mettermi appoggiato a un albero e ascoltare, fargli delle domande, quindi entrare in questa modalità, così come se fa freddo c'è più tempo, non ho occasione di star fuori. Tu guarda, ne ho uno qua, un perfetto esempio, io come ho sempre degli elementi della natura, questo per me è particolarmente significativo perché è legno di cirmolo che ha un profumo meraviglioso e a volte semplicemente mi metto a contatto con questo, l'annuso Come abbracciare e l'albero in casa. sì, l'equivalente, e lì Sì. veramente spessissimo mi arrivano dei momenti di calma, di pace, che è tra l'altro quello che a volte faccio come primo punto. Cioè, ok, c'è qualcosa che non va, ferma tutto, mi connetto alla natura. Vedo che cosa mi consiglia, in che modo mi supporta e poi vado con quello che ti ho detto. Sì, E che tu? bello, sì. Io abbastanza simile direi. Quello che mi capita, per esempio, almeno le motivazioni più forti che mi fanno sentire nella separazione è quando magari non sono connessa, centrata su di me, ma quando sono con gli altri, oppure sto leggendo nei social i pareri, le opinioni delle persone. E lì mi accorgo che magari mi arrivano delle sensazioni di battaglia tra le persone. Allora mi dico, ma tutta questa battaglia che c'è fuori è il riflesso di una battaglia che ho io dentro? Perché noi sappiamo che la realtà si mostra come uno specchio di ciò che noi siamo. Esatto.
Per cui lo prendo come un insegnamento e mi chiedo semplicemente che cosa devo imparare da tutto questo. E solo il fatto di farmi la domanda, anche se non ho la risposta, perché magari non mi arriva subito, però solo il fatto di fare la domanda fa partire dentro tutte le mie sinapsi dei processi che fanno sì che io capisco che quella non è un'occasione di prendere le armi e entrare in battaglia, ma che è un'occasione per comprendere qualcosa di me, dentro di me. E quindi mi stacco da quella battaglia, non ci entro dentro. Quando sono invece nella relazione diretta con una persona che magari mi sta dicendo a tu per tu, no? Qualcosa che è contro quello che io penso, che come tutti gli esseri umani non è che sono a 360 gradi e accetto qualsiasi cosa, ci sono delle cose che mi risuonano, le rifiuto, mi danno fastidio, non mi identifico. Però invece di dire tu sbagli, io ho ragione, che è la trappola, è la grande trappola, no? Della divisione, io sono nel giusto e tu sei sbagliato, lì è proprio il processo di divisione che parte alla grande. Allora cerco di evitare che ci sia questa frattura. E come lo faccio? Io so per le mie tecniche che uso quando lavoro sulla luce, sulla meditazione, che la battaglia è collegata, è l'espressione del terzo chakra. Guarda, l'ho schiacciato e mi è mancata la voce, perché sono collegati. Quindi praticamente il terzo chakra si attiva subito e vuole dire la sua, vuole agire, vuole fare in modo che tu ti esprimi e che affermi chi sei. Ed è una reazione umanissima, infatti quando non ci controlliamo lo facciamo. E allora il mio grande sforzo, non dico che ci riesco sempre 99 su 100, magari, però una buona percentuale è quella di dire ok, sto per esplodere, sto per dire la mia, no? Sto per scatenare io la guerra oppure sto per rispondere a una minaccia di guerra. E dico questa energia la trasformo, la porto sul cuore. Solo l'idea, non è che c'è da fare un lavoro che davanti alla persona ti metti lì e ti colleghi, cioè, non è che devi fare delle facce strane o estraniarti dalla realtà che stai vivendo. Solo il pensiero basta, perché nel momento in cui io penso, porto la mia energia sul cuore, la mia mente cerca una frase dal cuore. E per esempio mi vengono fuori delle frasi tipo: grazie per avermi fatto visto questa tua opinione completamente diversa dalla mia, ci rifletterò molto. In questo momento non riesco completamente ad accettarla, però ti prometto che ci rifletterò. Già una frase così in un momento di discussione blocca qualsiasi possibilità, perché prendi tempo e nello stesso tempo accetti il fatto che ci sia una verità nell'altro, perché noi crediamo sempre che la verità ce l'abbiamo noi, no? Quando siamo nell'ego. E invece la verità non ce l'abbiamo noi. Se l'altro ci sta dicendo qualcosa che non condividiamo, probabilmente anche lì dovremmo chiederci cosa devo imparare da questa cosa. Dov'è che sono diventata troppo dogmatica? Dov'è che sono diventata troppo rigorosa e ho sposato una scelta di divisione dal resto degli altri che la pensano diversamente da me? E quindi è chiaramente un processo. Oppure, se è una persona cara a cui voglio bene, dico ti ringrazio perché da tutta questa cosa che mi stai dicendo sento il tuo amore, sento la tua voglia di aiutarmi, la tua voglia che io stia bene, la tua voglia che io migliori me stessa, cioè mi stai consigliando un miglioramento, per cui io ti ringrazio perché in questo sento il tuo amore. E nel momento in cui porto sull'amore, tutto si scioglie immediatamente. Quando ci Bello. riesco. Quando ci riesco, Sì, però comunque ha semi Proviamoci. semplici pratiche in ogni caso, Sì, sono. quindi anche qua si sfata il concetto per cui bisogna fare chissà cose complicate. No, si può essere operativi rapidamente e quando ci riusciamo subito bene, e altre volte sappiamo che è un percorso, un Eh processo. sì, poi ci sono i temi più grandi, chiaramente ci sono divisioni più grandi, ma quando siamo nell'immediato, perché è proprio il quotidiano, le piccole cose, cioè il cambiamento Sì. parte dalle piccole cose, non dalle grandi. Se vuoi cambiare il mondo, cambia te stesso, no? Assolutamente. Quindi cominciamo a cambiare le nostre reazioni e già da lì cambiano tantissime cose. Bene, Esatto. se non hai niente da aggiungere, non so, dimmi tu, ci fermiamo qui. Ma guarda, aggiungo solo che Che c'è? ci siamo poi ripromessi dal momento che l'obiettivo era di base unione o separazione. Abbiamo detto diverse cose e nell'idea, nell'intento di poter dare appunto un contributo, come dicevamo nel primo video, riguardo a questo tema, ci incontriamo poi ancora una volta Sì. e ognuno dalla nostra esperienza
Passiamo poi due o tre idee molto semplici e molto pratiche per poter cavalcare questa direttiva, insomma, essere in questo percorso di unione con alcune idee che così vediamo se a qualcuno Sì, qualche saranno utili. proposta, poi magari accettiamo anche critiche, Ah, beh, certo, ovvio. proposte, cioè siamo qui per aprirlo il dibattito, diciamo, però che sia un dibattito che porta verso l'unione. L'intento è andare verso l'unione, giusto? Ecco, lo Esatto. riaffermiamo, che sia chiaro. Ciao, Perfetto. Ciao Viviana, ciao, ciao, ciao. grazie.